Buon pomeriggio a tutti, un ringraziamento lo voglio fare al sindaco di Ascoli, che è qui presente, Marco Fioravanti, come la dottoressa, il direttore regionale di Confindustria Marche, la dottoressa Vicky Secchi. Anche un ringraziamento a tutti quanti i relatori che sono qui presenti, come il nostro moderatore, il dottor Meis. Ma ecco, lasciatemi anche salutare tutto il sistema confiduciario di Ascoli Piceno, dal dottor Fenni, che è stato il reggente Confindustria Centrale Adriatico, oggi dal presidente Gaspari, che è il reggente di Confindustria Ascoli. Ai confini della nostra Europa è appena iniziata una nuova crisi, dalle conseguenze sia sociali che economiche terribili. Tutto questo mi fa pensare che forse la nuova normalità non esiste, ma dobbiamo ugualmente prepararci a costruirla, almeno per le generazioni future, se non per noi stessi in questo momento. Su due elementi che credo si possa essere tutti quanti d'accordo. Innanzitutto, che il mondo avrà un aspetto diverso rispetto a prima. In secondo luogo, quando sta accadendo col Covid e col conflitto in Ucraina, ci faranno avere un atteggiamento radicalmente diverso verso la socializzazione, verso l'apertura al mondo, verso il nostro stesso bisogno di salute. Anche in questo caso non so prevedere se sarà migliore o peggiore, perché i fenomeni che stiamo affrontando sono senza precedenti, così sproporzionati e rapidi che è inverosimile poter cogliere l'essenza di ciò che accadrà. Essendo il contesto completamente nuovo, non possiamo fare affidamento sulle esperienze passate, sugli studi passati. Dovremo imparare in corsa, attraverso continui esperimenti e adattamenti delle situazioni che avremo sotto mano giorno per giorno. E qui guardo allo straordinario modello economico delle Marche, costruito da imprenditori eroi che hanno imparato da soli, fallendo, correggendo, migliorando, magari anche sbirciando le esperienze dei propri concorrenti. Oggi ci rendiamo conto che quel modello, che è stato studiato nel mondo da tanti, tanti studiosi e economisti, dà la possibilità di concretizzarsi con la costruzione di alcuni distretti importanti, leader, strettamente radicati in territori geograficamente chiusi. Penso ad esempio a quello della calzatura, del mobile, della meccanica, dell'agroalimentare. E questo modello è debole, perché in territori geograficamente chiusi questo tipo di modello risulta debole. Ha avuto un successo fino alla fine degli anni 90, fino a quando i cambiamenti intorno a noi procedevano, sì rapidamente, ma in maniera lineare, senza contraccolpi. Immagino dunque che in quella che sarà la nuova normalità non possa esistere il modello di sviluppo della nostra economia. Non credo ci possa essere un unico modello di economia, ma sono convinto che nel costruire il proprio modello di sviluppo si debba tenere conto di alcune necessità, imparare condividendo. Perché la condivisione di esperienze, progetti e dati, informazioni, permette di risparmiare tempo e risorse e di concentrarsi su altri tipi di progetti. Certo, questo significa ridurre le distanze tra concorrenti, ma aumenta la produttività e facilita la velocità con cui si trovano soluzioni alle richieste del mercato. E mi piace parlare di condivisione proprio nella nostra regione, le Marche. L'unica che si declina al plurale, purtroppo. Condivisione come primo e solito passo verso l'innovazione, che ha costi importanti che non tutti i nostri imprenditori possono oggi permettersi. Altra necessità, la nuova normalità richiederà un cambiamento fondamentale nel mondo in cui creeremo innovazione e guideremo le nostre aziende. Un passaggio chiave per i leader. Ora possono dimostrare il proprio orientamento autentico a guidare le aziende con determinazione e significato. In una competizione globale nuova e digitale, dove la capacità di visione e le competenze, la duttilità nell'essere protagonista di un rinnovato modus operandi, sono un passaggio obbligato
per rimanere al passo coi tempi. Perché su temi come condivisione, innovazione, leadership, vogliamo rappresentare un'organizzazione di riferimento. Davanti a noi, e forse questa è l'unica certezza, abbiamo un grandissimo numero di aziende che si preparano al passaggio generazionale, anzi, come mi piace alcune volte ricordare, a dare continuità alla vita della nostra azienda. E questo significa trasferimento della leadership, che dobbiamo accompagnare con un passaggio importante, con azioni come quella di oggi, di formazione e di trasferimento di competenze, anche tramite la digitalizzazione, che diventerà un asset importante per il nostro futuro. Aggiungo che lavoriamo anche per supportare la nascita di nuove startup e di imprese capaci di fare dell'innovazione il vero punto di forza del loro background di impresa. Questi rappresentano un patrimonio enorme che dobbiamo supportare, affiancare, aiutare, affinché continuino a prosperare attraverso le future generazioni, perché come avete detto voi, leadership e innovazione può essere il futuro della nostra economia regionale, che ha bisogno di nuovi leader che sappiano cavalcare i tempi di oggi. E un grazie veramente a Confindustria, perché per l'ennesima volta si è messa in campo su delle tematiche che guardano il futuro del sistema imprenditoriale, anche in un momento altamente delicato come quello che stiamo vivendo in questi ultimi anni. Perciò ecco, io sono sicuro che il nuovo modello imprenditoriale delle Marche sarà un modello veramente all'avanguardia sulle nuove tecnologie e saprà cavalcare questa onda che viene avanti, dove vedrà sicuramente le Marche in prima linea su tanti, tanti, tanti mercati. Un grazie a tutti quanti voi per questa bellissima manifestazione e questo bellissimo progetto che avete voluto portare avanti.